Quando si vuole dimagrire, fondamentalmente bisogna agire su due fattori, l'apporto energetico e la spesa energetica, cioè praticamente bisogna mangiare di meno e muoversi di più. Però esistono per esempio degli integratori che possono aiutare a questi scopi, cioè mangiare di meno e consumare di più? Beh sì, in effetti esistono. Per esempio ci sono i cosiddetti termogenici. I termogenici sono appunto degli integratori che, attivando la termogenesi, fanno sì che vengano consumati maggiormente i grassi proprio per produrre calore e quindi un consumo calorico specifico. Questi termogenici normalmente sono delle formulazioni che hanno più componenti. Una classica formulazione prevede l'associazione della caffeina. La caffeina appunto è una sostanza che tutti conosciamo, che ha un effetto stimolante la lipolisi, stimolante appunto anche la termogenesi in genere, e tra l'altro dà anche un'attivazione del sistema nervoso centrale, quindi magari permette di fare anche un allenamento un po' più sostenuto e più efficace. Citrus aurantium, la cui componente principale è la sinefrina, che è uno stimolatore dei recettori beta 3 a livello del tessuto adiposo e quindi favorisce la lipolisi attivando appunto la termogenesi. Il tè verde, che ha delle sostanze che appunto quali per esempio anche l'epigallo catechine, che oltre ad avere un'attività antiossidante, anch'esse contribuiscono a un effetto termogenico globale. E tutto questo ci porta quindi a bruciare più grassi, a consumare di più. E a queste sostanze possiamo associare anche delle sostanze che riducono la sensazione della fame. Una di queste è per esempio la fenilalanina. La fenilalanina agisce a due livelli. Uno è un precursore della dopamina, e la dopamina anch'esso è un aminoacido un po' stimolante, fa parte della famiglia delle catecolamine come l'adrenalina eccetera, e quindi migliora anche l'attenzione, la capacità magari di allenamento, ma soprattutto la fenilalanina sembra che abbia un effetto anoressante, cioè diminuendo lo stimolo della fame, perché stimola la produzione della colecistochinina, che è appunto un ormone che induce un senso di sazietà. Altra sostanza che induce un senso di sazietà è la gimnema, che diminuisce tra l'altro anche l'assorbimento degli zuccheri. Però è altresì vero che questi termogenici non sono degli integratori che vanno bene per tutti, proprio perché la stimolazione della caffeina, ma anche della sinefrina, a livello del sistema nervoso centrale, crea un po' di nervosismo e di agitazione, oltre al fatto che può anche favorire un po' l'aumento della pressione, l'ipertensione. Quindi nei soggetti cardiopatici particolarmente nervosi, stressati, la caffeina tra l'altro aumenta il cortisolo, probabilmente questi integratori non sono di prima scelta. Allora in questo caso potremmo orientarci verso altre sostanze che promuovono il dimagrimento in un'altra maniera. Per esempio tramite la modulazione degli ormoni, perché dobbiamo sapere che sì, è molto importante diciamo l'apporto calorico, è molto importante senza dubbio il fatto di bruciare di più, però è molto importante anche la situazione ormonale del nostro organismo, che ci permette o meno di utilizzare i grassi a scopo energetico. È un ormone fondamentale proprio nella regolazione della possibilità di utilizzare i grassi a scopo energetico è l'insulina, ovvero sia se noi abbiamo dei livelli di insulina tendenzialmente alti è impossibile bruciare i grassi. Allora noi possiamo usare degli integratori particolarmente utili in quelle persone che hanno già un po' problemi di sensibilità insulinica, quali l'acido lipoico e il cromo, che sono degli ipoglicemizzanti e tendono quindi a tenere più bassa la glicemia e di conseguenza l'insulina, e questo permetterà all'organismo di bruciare più facilmente i grassi a scopo energetico. Sempre in chiave ormonale possiamo utilizzare delle altre sostanze come la tirosina, che è un aminoacido precursore dell'ormone tiroideo, quindi promuovendo una maggior produzione di ormoni tiroidei. Noi sappiamo che gli ormoni tiroidei sono proprio quelli che principalmente consumano i grassi, cioè sono i grassi. E anche il fucus è un'alga marina ricca di iodio, e lo iodio è il minerale più importante proprio per il funzionamento della tiroide e degli ormoni tiroidei.
Per diminuire la sensazione di fame, a queste sostanze possiamo associare anche la Garcinia cambogia, che è una sostanza che ha un duplice effetto: uno sempre di modulazione ormonale, perché tramite la modulazione della serotonina induce una minore sensazione di fame, soprattutto nei confronti dei carboidrati, perché la serotonina riduce il craving verso i carboidrati. E inoltre diminuisce praticamente la produzione di acetil-CoA, che è fondamentale per far sì che i carboidrati vengano trasformati in grassi. Per ultimo, senza dubbio, in questi soggetti, dato che non dobbiamo assumere i termogenici, ma per bruciare più grassi viene molto utile l'utilizzo della carnitina. La carnitina è quella molecola che proprio funge da cale, da trasportatore degli acidi grassi all'interno del mitocondrio, dove possono essere bruciati col metabolismo aerobico nel ciclo di Krebs proprio per produrre energia.